sia un progetto importante quello che viene presentato oggi, 70 pagine, un dono da parte dell'industria italiana e in particolare quella calabrese, a una regione che noi sappiamo può dare tanto e da cui ci aspettiamo tanto. Lavorare insieme. La prima cosa da fare è lavorare insieme pubblico-privato e oggi questo è un esempio di come pubblico e privato possono veramente insieme fare qualcosa per il proprio paese. No, io ho dichiarato che ovviamente siamo molto ansiosi di vedere questa riforma, non abbiamo ancora un testo quindi non possiamo dare nessun giudizio. Noi ci aspettiamo una riforma organica, lo dichiariamo da tempo, una riforma del fisco ha senso se è organica e se parliamo di fisco di impresa noi pensiamo che si debba cambiare il paradigma, cioè non più un fisco volto solo a essere visto come gettito fiscale per lo Stato, ma un fisco amico, così è stato dichiarato, delle imprese, di chi vuole fare, che premi chi investe, che premi chi capitalizza le proprie imprese. Se invece si pensa di utilizzare il fisco di impresa come leva invece per le assunzioni, noi crediamo che sia un'altra la strada, che sono le decontribuzioni. Ma io auspico, è stato dichiarato questo, adesso aspettiamo di vedere i testi. Guardi, Confindustria è stata molto chiara sull'autonomia differenziata, è in Costituzione e quindi va fatta. Credo però che le 23 materie che sono state decise 22 anni fa, con tutto quello che è successo, specialmente negli ultimi tre anni dalla pandemia in poi, ci fanno ragionare che forse vanno riviste. Faccio un esempio, il commercio internazionale in un momento in cui abbiamo una sfida di competitività con Stati Uniti e Cina, l'affrontiamo per singole regioni? I grandi assi viari li affrontiamo per singole regioni? Ho fatto l'esempio, nei prossimi 18 anni per 4 mesi il Monte Bianco sarà chiuso per manutenzione. È un problema del Presidente della Regione della Val d'Aosta o un problema per tutta l'Italia? Quindi io credo che si possa fare una riflessione nel merito. Ribadisco, è in Costituzione, va fatta, però teniamo conto, e su questo devo dire che il governo è intervenuto rispetto alla prima bozza, noi avevamo detto con molta onestà intellettuale, se tu vuoi andare sui LEP e risolvere le disuguaglianze, non puoi farlo in varianza di finanza pubblica, perché devi aiutare coloro che devono migliorare i propri livelli essenziali di prestazione. E in effetti è stato modificato perché bisogna mettere delle risorse per consentire di lavorare sulle disuguaglianze che abbiamo in questo paese, che sono evidenti. Ma guarda, io credo che noi dobbiamo ragionare nel merito delle cose, evitare le polemiche. Purtroppo il tema dell'immigrazione, secondo di come tu lo affronti, o sei xenofobo o sei xenofilo. Io credo invece che proprio Cutro ci deve far riflettere tutti. Dispiace personalmente ovviamente che l'immagine della Calabria e del suo mare siano associate alla morte. Questa è una cosa che dovrebbe far riflettere tutto il paese. Credo che si possa veramente da qui lavorare insieme su come pensare a una politica dell'immigrazione a tutto tondo, che tenga conto la parte lavorativa, sociale, di cittadinanza, di inclusione. Quindi penso sia un momento di grande riflessione del paese. Io penso assolutamente che il rigassificatore di Gioia Tauro sia un'infrastruttura strategica nazionale, perché non vorrei che, venuto meno la tensione, adesso tutti noi ci rilassiamo e poi invece ci ritroveremo magari con un altro problema. E teniamo conto che non era un progetto incentrato solo sul rigassificatore, ma prevedeva la costruzione di una piastra del freddo che è fondamentale per un paese che, come l'Italia, ma in particolar modo la Calabria, fa dell'agroalimentare uno dei suoi prodotti di punta. Quindi io credo che sia un progetto attuale e sul quale bisogna lavorare tutti. Allora, Agenda Calabria di fatto è un'agenda economica. Consiste in un articolato piano di investimenti e di interventi che è legato ovviamente a una programmazione, però è fortemente ancorata a un disegno di politica economica ambizioso ed evoluto, che ovviamente vuole fare leva su quella che noi conosciamo come programmazione unitaria, i cui tre strumenti principali sono il Fondo di Sviluppo e Coesione, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ovviamente tutta la programmazione 21-27. Qual è il presupposto sulla base del quale non abbiamo dato questo contributo progettuale? È che i tre cicli di programmazione precedenti, dal 2000 al 2020,
non hanno prodotto effetti, sono stati ininfluenti sotto il profilo della crescita, anzi, se dovessimo proprio andare a vedere i dati, tutti i principali indicatori macroeconomici della nostra regione sono peggiorati. Allora abbiamo deciso di dare il nostro contributo in questi termini, lo abbiamo fatto insieme a quello che è un vanto italiano, il Centro Studi di Confindustria, che in tema di centro di ricerca economica e progettuale economiche è certamente un'eccellenza italiana ma anche europea, e quindi proponiamo un piano di aiuto nei confronti delle imprese che ovviamente fa perno sulla programmazione unitaria. La collaborazione con la Regione c'è stata anche, diciamo, durante lo svolgimento di questo lavoro, in quanto con i dipartimenti abbiamo verificato il quadro finanziario e anche l'allineamento e la compatibilità delle misure che noi andiamo a proporre con quelle che sono ovviamente le condizioni dei diversi strumenti, perché sappiamo che sono comunque degli strumenti complessi dove non è che si può fare tutto. Abbiamo delle missioni sul piano di ripresa e resilienza, abbiamo degli obiettivi di policy per quanto riguarda tutto ciò che è la programmazione 21-27, quindi abbiamo cercato di creare un piano di aiuto che sia coerente con la programmazione unitaria. Speriamo poi ovviamente anche nella fase poi di implementazione, perché è chiaro, una volta indicate le direttrici, la traduzione in bandi avvisi sarà determinante per fare in modo che poi queste azioni vengano messe a terra e si produca un effetto di crescita di lungo periodo, che è quello che noi ci proponiamo per avere che cosa? Un sistema produttivo con più imprese, più tecnologico, più internazionalizzato, più digitalizzato, più sostenibile e con un'alta intensità di conoscenza da parte dei lavoratori. Allora, certamente l'area di Gioia Tauro è uno, insieme alle aree, diciamo, ZES, è uno dei punti di forza come fattore di sviluppo anche per il nostro piano. C'è tutta l'area retroportuale di Gioia Tauro che deve essere assolutamente valorizzata, in quanto per quello che ci riguarda il porto di Gioia Tauro è un'infrastruttura ormai che è un fiore all'occhiello a livello del Mediterraneo. Per quanto riguarda il rigassificatore, certamente si è un po' sapita l'attenzione sul rigassificatore per due motivi. Primo, perché c'è stata una diversificazione delle fonti di approvvigionamento dal Nord Africa, e anche perché è crollato ovviamente anche il prezzo energetico. Però quello che noi diciamo, la lezione appresa dal passato, perché noi siamo passati e potremmo passare da una dipendenza della Russia da un'altra dipendenza. Allora dobbiamo invece guardare con lungimiranza a quella che è l'indipendenza energetica del nostro paese e anche dell'Europa, e comunque realizzare queste importanti infrastrutture che, ricordo, non è importante semplicemente sotto il profilo energetico, ma avrebbe anche poi a valle la cosiddetta piattaforma del freddo, che determinerebbe uno dei più importanti e più grandi centri agroalimentari, distretti alimentari di surgelazione e di congelazione dell'Europa. Quindi da questo punto di vista io credo che bisogna andare avanti, bisogna spingere su questa, diciamo, misura, su questa azione. Sono molto felice di questo rapporto con Confindustria, sono riconoscente al presidente Bonomi, al presidente Ferrara, perché Bonomi non è qui per la prima volta, abbiamo interloquito altre volte concretamente sulle questioni che riguardano lo sviluppo della Calabria e quindi lo sviluppo del paese. La Calabria ha una grande responsabilità, deve dimostrare di saper cambiare passo, di saper diventare una terra dove lo sviluppo può essere prodotto. Il paese ha una grande responsabilità nei confronti della Calabria, perché la nostra regione può essere davvero l'hub dell'Italia e dell'Europa sul Mediterraneo, che sta diventando in maniera crescente il centro del nuovo paradigma dell'economia europea. Quindi sono molto felice che Confindustria abbia voluto regalarci questo studio, che è prodotto da uno dei servizi studi più importanti del paese, più qualificati del paese. Sarà uno strumento che conterrà le linee di azione sulle quali muoversi per determinare sviluppo nella nostra regione. Nei giorni del 7 e 8 marzo i docenti dell'ITE Calabretta hanno coinvolto le alunne e gli alunni in una riflessione sulla condizione della donna in Italia e nel mondo. Obiettivo: riflettere sul rispetto alla persona, che sia una donna, un immigrato, un adulto, un coetaneo. La riflessione è nata da un lavoro di educazione civica delle terze classi che con la docente di diritto Susanna Perri hanno, attraverso lavori di PowerPoint, ricercato e studiato la condizione in Italia della donna nel lavoro, in politica, nella storia e la problematica della violenza di genere e dello stalking. Le alunne e gli alunni hanno voluto condividere le loro riflessioni in un incontro nella sala conferenza con le prime classi.
L'entusiasmo di questi studenti è stato contagioso, al punto tale da animare un confronto costruttivo instaurato su una sola parola, il rispetto dell'altro. La riflessione è continuata accogliendo una proposta della presidente Vittoria Mandari da Esor Optimist di Soverato. Le socie infatti dello stesso club di Soverato, Rossella Badolato e Susanna Perri, docenti dell'ITE, hanno coinvolto con sensibilità le loro alunne della terza e quinta classe ad indossare due scarpe di colore diverso per riflettere sulla parità di genere proprio nella giornata internazionale dedicata alle donne. Le alunne hanno voluto dimostrare che tutti siamo diversi ma nello stesso tempo uguali e che la parità deve essere reale nel lavoro, nella società e nella politica e che le loro amiche iraniane lottano ancora oggi con la vita per avere riconosciute le libertà, quelle libertà che in uno stato di diritto sono scontate. La giornata è continuata con l'inaugurazione di una panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. L'idea è nata dal professor Antonio Colacino e dal collaboratore scolastico Salvatore Palaia, che rivolgendosi al comune di Soverato hanno recuperato una panchina ormai in disuso. La panchina è stata ristrutturata, ridipinta di rosso e collocata sotto il portico nel cortile, nella sede centrale dell'ITE, accanto riflessioni sulla donna e sul rispetto. La panchina sarà un simbolo per tutte le generazioni future, non solo per ricordare quelle donne che non ci sono più, perché uccise per mano di un uomo o per mano di un sistema che non riconosce i diritti delle donne, ma sarà il simbolo del riscatto della donna che lotta per la vita, per l'amore vero, per il rispetto reciproco. La giornata è continuata al cinema con la visione del film Prima Donna di Marta Sabina, proposta dalla Biblioteca delle Donne di Soverato. Le alunne, gli alunni, i docenti, le docenti hanno potuto riflettere sulla condizione femminile per la tutela dei diritti. Un ringraziamento va al dirigente scolastico Vincenzo Gallelli, che permette nel nostro istituto tante attività aperte al territorio, ma soprattutto quelle che promuovono il rispetto della persona e il benessere dei nostri alunni. Cresce la presenza di Banca Mediolanum in Calabria. A Paola, in provincia di Cosenza, è stato inaugurato il nuovo ufficio dei consulenti finanziari, alla presenza tra gli altri della vicepresidente Sara Doris e del regional manager della banca per Calabria, Puglia, Matera e provincia, Ugo Lombardi. L'ufficio di Via del Canone 50 ha l'obiettivo di offrire una consulenza finanziaria mirata a valorizzare il risparmio e il patrimonio delle famiglie. Credo proprio che ci sia un fortissimo ruolo sociale, perché attraverso il proprio risparmio le persone appunto mettono da parte il frutto di loro sacrifici negli anni e possono realizzare i loro sogni. Per cui stare vicini, essere fianco a fianco proprio per vedere quali sono i reali bisogni delle famiglie, dei clienti, credo sia fondamentale per ogni banca. Banca Mediolanum ha una presenza capillare in Calabria, dove è presente con 12 uffici e 165 consulenti finanziari. Vicinanza ai clienti dunque, ma anche sostanziali ricadute occupazionali sul territorio. Ci sono 165 famiglie che oggi vivono in maniera dignitosa grazie a questo lavoro, che sarà sempre di più il lavoro del futuro. Assistiamo a una continua esigenza da parte del risparmiatore di essere assistito nella gestione del proprio risparmio. E poi anche una funzione sociale. Immagini che dalla nostra terra molti giovani in gamba, neolaureati, che sono costretti ad emigrare per trovare posto di lavoro. E noi qui siamo in costante crescita e quindi una funzione sociale molto importante, vogliamo continuare a dare lavoro a tanti altri giovani. Negli ultimi anni le aziende italiane hanno cambiato passo sia nel campo della sostenibilità che in quello dell'innovazione. Lo ha detto Gaetano Micichè, presidente di Engineering e della divisione IMI Corporate ed Investment di Intesa San Paolo, intervistato da Claudio Bracchino per il magazine televisivo Italpress Economy. Soprattutto negli ultimi anni le aziende italiane hanno cambiato passo sia nel campo della sostenibilità che dell'innovazione e hanno capito che la competitività non è basata solamente sul prodotto o sulle funzioni tradizionali delle aziende, ma anche proprio sulla capacità di investire in metodologie produttive prima e poi quindi in conseguenti servizi o prodotti che possono essere sostenibili nel tempo, qualificati per quanto riguarda oggi il tema del clean, del green e tutto, e soprattutto da un punto di vista di innovatività.
Perché questo è un grande tema, faccio un supplemento di domanda su questo, in cui ne va, diciamo, del nostro essere nel quello che è il commercio globalizzato, no? Qualcuno che dice che dopo il conflitto in Ucraina, la globalizzazione, infine, deve stare un po' attento a fare, no? No? In realtà, poi contemporaneamente diciamo che la Cina però vive della globalizzazione. No? Sì, tenga conto che, per esempio, nel sistema bancario oggi le aziende cosiddette ESG, che quindi hanno determinato, è diventato un rating, diciamo, qualificante l'azienda, sia da un punto di vista, diciamo, di valore e capitalizzazione di borsa, che è anche qualificante da un punto di vista di merito creditizio. L'8 marzo, al santuario del Dominus Flevit, sono iniziate le peregrinazioni quaresimali dei francescani, una tradizione antica per mantenere viva la memoria dei cristiani dei primi secoli, celebrare nei luoghi in cui si compirono gli avvenimenti della Passione. La Santa Messa è stata celebrata da Fra Alberto Pari, segretario di Terra Santa, e concelebrata dai frati della Custodia. Il santuario del Dominus Flevit è stato costruito dall'architetto Antonio Barluzzi tra il 1953 e il 1955, nel luogo che ricorda l'episodio evangelico in cui Gesù pianse su Gerusalemme. E del pianto di un Dio che si è fatto carne ha parlato nella sua omelia Fra Alessandro Coniglio, professore allo Studium Biblicum Franciscanum. Proprio questo annuncio sconvolgente. Il Dio che piange per noi è il Dio di Gesù Cristo, cioè è il Dio che si fa uomo, che condivide fino in fondo la nostra stessa condizione umana, perché è talmente coinvolto con la storia umana che non riesce a non essere uno di noi fino in fondo. Non è un Dio che guarda impassibile alla condizione miserevole dell'uomo peccatore, ma che entra nella storia perché ha questa sollecitudine per il bene dell'uomo, con il quale si è legato attraverso un patto di eterna alleanza. Anche oggi, davanti alla storia dell'uomo immersa in varie situazioni di peccato, Dio vuole richiamare a sé i suoi figli attraverso il suo pianto. Dio piange per il nostro peccato, ma il nostro peccato assume, ahimè, mille forme diverse. In particolare, oggi ci viene da pensare a quei peccati sociali. Pensiamo alla guerra, alle varie guerre nel mondo, pensiamo all'omicidio dell'aborto, pensiamo alle offese contro la vita umana in genere, l'eutanasia, pensiamo a quegli attacchi alla famiglia, pensiamo insomma a tutte quelle condizioni in cui personalmente prima di tutto, come peccatori noi individualmente e poi ahimè anche come società, noi ci lasciamo trascinare dal peccato invece che volgerci al Dio che piange proprio perché è offeso da questo nostro peccato, proprio perché vuole richiamarci a sé attraverso il suo pianto. Un percorso quaresimale che porterà ogni mercoledì francescani, pellegrini e cristiani locali a fare tappa nei luoghi della Passione, dal Getsemani fino ai santuari della Flagellazione. Ci sentiamo nervosi, spossati, un senso anche di confusione mentale. Abbiamo mai pensato che potrebbe essere una sorta di un pochino di calo degli zuccheri, quello che tecnicamente viene chiamata un'ipoglicemia? Ecco, è un problema abbastanza diffuso, perché molto spesso si fa l'errore magari di passare troppe ore senza assumere niente, quindi poi si arriva affamati e ci si ingurgita di tutto senza avere più il controllo della situazione, e invece ci sono delle piccole, come posso dire, dei piccoli consigli, delle piccole regole estremamente semplici da seguire che possono davvero fare la differenza.
ad esempio quella di non lasciare troppo spazio tra un pasto e l'altro. Ci sono tante teorie, ci sono anche le teorie di lasciar passare tante ore, però non tutti siamo uguali, non tutti possiamo fare ad esempio prendere l'abitudine di mangiare la sera e poi mangiare, saltare completamente la prima colazione del mattino e arrivare all'ora di pasto. Molti lo fanno per perdere un po' di peso, eccetera, ma non tutti ce lo possiamo permettere. Allora, l'altro consiglio però, per non prendere peso, ma anzi per perdere peso o mantenere il peso forma in maniera tranquilla, è quella di non dare picchi glicemici, sbalzi di glicemia al nostro organismo. E questo noi lo possiamo ottenere con dei piccoli trucchi. Intanto, ad esempio, con degli spuntini che possono essere, ad esempio, uno yogurt naturale con 4-5 mandorle, oppure qualche oliva, 4-5 olive, oppure ad esempio un bel tè verde con un frutto a basso indice glicemico, come possono essere ad esempio le mele annurche, che sono quelle che vengono consigliate anche a coloro che hanno che soffrono di diabete. Ma quello che io vi vorrei dare, una piccola regola alimentare che chi mi segue da anni conosce, ma dicevano gli antichi, repetita iuvant. Allora, iniziamo sempre, cerchiamo di iniziare sia il pranzo che la cena, ma anche se siamo fuori casa che magari mangiamo un panino, portiamoci dietro quelle famose caramelle vegetali, come le chiamo io. Che cosa sono? Un pezzo di carota, un pezzo di finocchio, avvolti in una stagnola, le chiamo caramelle perché le chiudiamo tipo caramella, ce le teniamo in borsa, sgranocchiamo. Intanto che noi sgranocchiamo, cominciamo già a innescare quel meccanismo che dura circa 20 minuti del rapporto con il cibo, perché dopo 20 minuti passa la fame, passa il senso dell'ingordigia di dover mangiare. E poi questo tipo di sistema di cominciare sempre un pasto con delle verdure crude, ripeto, l'insalata belga, carote, sedano, finocchi, sempre sotto forma, se vogliamo, se siamo fuori casa, di caramelle avvolte in questa carta stagnola, servono anche a predisporre una giusta digestione. Perché? Perché aiutano a secernere una serie di succhi gastrici che facilitano proprio la digestione. Allora, se siamo in casa, intanto che mettiamo a bollire l'acqua, ad esempio, per cucinare della pasta, se abbiamo deciso di cucinare della pasta o qualunque altro piatto, cominciamo a sgranocchiare queste cose crude, perché faranno un gran bene al nostro, ripeto, apparato digerente, perché questi succhi gastrici lavoreranno meglio. E soprattutto noi abbiamo la possibilità, attraverso le fibre, di andare a dare un senso di sazietà, che quindi non ci dà poi quella fame esagerata, nervosa, e nello stesso tempo aiutiamo anche a regolarizzare il nostro intestino, che, lo ricordo, è il regista veramente di tutto il nostro organismo. Durante la giornata cerchiamo sempre, se abbiamo l'abitudine, di accompagnarci con delle belle tazze di tè verde, perché il liquido caldo fa bene. Allora, chi non ama il tè può prendere una tisana, ci sono tisane di tutti i tipi oggi, ma questo liquido caldo è un grande alleato del nostro benessere e del nostro intestino. E poi impariamo veramente a riprendere l'abitudine, una volta, noi non lo ricordiamo perché erano tempi diversi, di mangiare integrale, perché l'integrale aiuta veramente ad assorbire in maniera più equilibrata gli zuccheri che sono nei carboidrati, e quindi ci danno un equilibrio glicemico che non ci darà né nervosismo né senso di spossatezza. Molto spesso la stanchezza può essere dovuta proprio a un calo degli zuccheri. Ecco, quindi, che sono tutti piccoli consigli pratici che però possono cambiare la nostra qualità di vita.
Terza domenica di Quaresima, il Vangelo della liturgia di oggi ci presenta la scena della Samaritana, questo incontro bellissimo tra Gesù e la donna di Samaria al pozzo. E voglio sottolineare di questo Vangelo innanzitutto una necessità. Si dice che Gesù, tornando dalla Giudea verso la Galilea, bisognava che passasse attraverso la Samaria. Cosa non del tutto vera, perché Samaria era un luogo impervio, un luogo di gente che credeva, ma credeva male, non erano propriamente dei buoni religiosi, ma anche un luogo impervio da attraversare per i molti brigantaggi che qui vi avvenivano. Eppure Gesù dice: bisognava attraversare la Samaria. Ecco, questo incontro, se vogliamo incontrare l'uomo, dobbiamo incontrarlo lì dove si trova. Non si può pensare di incontrare l'uomo lontano dal suo bisogno, anche se questo implica pericolo o almeno implica un senso di andare sulla strada sbagliata. L'incontro di Dio con l'uomo avviene dove l'uomo vive, nelle sue necessità, nelle sue povertà, anche nei suoi sbagli e nei suoi peccati. Questa è una prima sottolineatura di questo Vangelo bellissimo di oggi. E un altro aspetto che mi piace sottolineare e presentare a voi è che questo incontro avviene al pozzo. Non è semplicemente un luogo comune, è un luogo importante per il linguaggio biblico. Qui al pozzo Giacobbe incontra quella che sarà la sua compagna di vita, la sua moglie, Rachele, Lia. Così lo stesso Mosè trova compagnia al pozzo, un incontro non banale, è un incontro d'amore. Come Giacobbe, come Mosè, anche qui si parla di un incontro d'amore. Gesù incontra questa donna e si presenta perché con lei vuole dare vita, così come i patriarchi, incontrando il loro amore nel pozzo, hanno dato vita a quella che è stata poi la storia di Israele. Ecco, Gesù si ferma, si siede e qui inizia l'incontro d'amore con la Samaritana. E questo incontro d'amore con la Samaritana avviene nella verità. Per la prima volta nel Vangelo di Giovanni Gesù usa io sono, dice la verità sua, di se stesso a questa donna, così come la donna pian piano dirà la sua verità a Gesù. Ecco, un incontro d'amore come quello che siamo chiamati a fare con Dio avviene nella verità, dove ci diciamo la verità sempre, perché non può esserci amore nel nascondere, nel fraintendersi o addirittura nell'inganno. Ecco, un incontro d'amore nella verità.